Hola amigo, ma come suona Manuka C'è? 1995, nel pieno della sua popolarità, perché suonava con Peter Gabriel, suonava con Sting, registra questo disco per un chitarrista rock heavy metal, Joe Satriani, famosissimo, ma che c'entra ben poco con lui, perché lui è un batterista tipicamente vicino al mondo del jazz, piuttosto che della world music o del pop, appunto. Beh, questo disco è una bomba, c'è lui alla batteria, Nathan East al basso, Joe Satriani, ed è prodotto da Glyn Johns, il famoso produttore di Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who. Siccome quando ho ascoltato questo disco la prima volta mi ha proprio dato uno schiaffo in faccia, ho deciso di farti sentire qualcosina nel caso non lo conoscessi, perché Manuka C'è è un batterista straordinario, un batterista strariconoscibile, di quelli che proprio dopo 10 secondi che lui è suonare dici ah beh questo è lui, non ti aspetti mai la cosa più banale, cioè potrebbe fare qualsiasi cosa e dire wow che figata, ha un uso dei fill particolarissimo, i groove sono sempre strani perché non sono mai regolarissimi, però rotolano, funzionano sempre bene. Insomma, voglio farti sentire qualcosa. Allora, partiamo da un pezzo che si chiama If. In questo pezzo, fai attenzione da subito, è un po' stile funk, perché Satriani ha fatto un disco al di fuori del suo genere, ha fatto un disco con delle atmosfere più funk, più blues, più intime. Brano If, andiamo a sentire. Sedicesimi, ma qua sta suonando piano, eh? Senti, eh? Senti anche qua il rimshot. Senti sto feel? Sembra quasi sbagliato. Sempre molto irregolare, no? Il suo groove. Qua andiamo in un'altra sezione, ascolta il ride. Sempre un po' sulla campana, no? Bello dritto. Qua ci mette un gran feel. Occhio. Qua andiamo in un'altra sezione, qua c'è un'altra sezione, te ne faccio sentire ancora un pezzettino, vado un pelino più avanti, dove ci picchia dei fill mostruosi e poi fa una piccola sezione di drum solo. Hai notato com'è strano questo groove, che riprodurlo così è veramente un casino, tutte queste dinamiche continuano a cambiare. Andiamo avanti. Qua cresce. Senti? Solo? One! Spettacolo! Si sente chiaramente che c'è molta improvvisazione, un disco registrato insieme, ma anche in quel documentario che puoi trovare su YouTube, si chiama Real Satriani 1995, una cosa del genere. Vedi che proprio fanno sentire questi pezzi completamente in un'altra versione, cioè li hanno messi su lì al momento. E per esempio c'è una versione di questo pezzo che si chiama Down Down Down, il terzo del disco, che ha un lentaccio clamoroso che mi pare che lui suoni con le, anche con le fruste o con una frusta e una bacchetta. Comunque, sentiti questo feel. Occhio, eh. Arriva, eh. Ah!
Mamma mia. Tra l'altro trovo che i suoni di batteria sono bellissimi. Allora, Glyn Johns è famosissimo per aver inventato, popolarizzato questa tecnica di registrazione, che prende appunto il suo nome, di ripresa della batteria con 3-4 microfoni al massimo. Quindi due microfoni, diciamo, overhead, posizionati in un certo modo, un microfono davanti alla cassa e un microfono sul rullante. Molti dischi delle Zeppelin sono stati fatti così, molti dei suoi dischi, forse tutti, non lo so neanche. Però questo disco sicuramente si vede anche nel documentario che ti ho citato. Questo suono è molto naturale, cioè non è artefatto, è proprio il suono che sentiamo noi con le nostre orecchie da qua. Quindi secondo me questo è un altro elemento che va a favore di questo disco. Niente, dai, vatelo ascoltare. 1995, Joe Satriani, copertina rossa. Se ti è piaciuta questa guida, chiamiamola così, all'ascolto, lasciami un commento. Se già conoscevi il disco, rincara la dose. Caro Manu, grazie di esistere. Buona musica, alla prossima. Ciao.